Vorrei ringraziare innanzitutto Francesco Moschini per la sua vitalità, per aver mantenuto sempre attiva e presente l'Accademia anche in questo periodo e quindi per averci offerto l'occasione di parlare di questo libro sui Ruspoli. È un libro che racconta la storia di una famiglia, per molti versi esemplare, ripercorrendone la sua ascesa e le sue committenze artistiche dall'arrivo a Roma nel 1527, quindi nell'anno terribile del sacco, fino alla metà dell'Ottocento. È un libro che ha avuto una preparazione molto lunga ed una elaborazione direi anche altrettanto lunga, probabilmente anche per il periodo così esteso preso in esame, e che ha avuto alla base una ricerca d'archivio, anche questa molto lunga, di durata molti anni, condotta essenzialmente in archivio Ruspoli Marescotti, conservato in archivio segreto Vaticano, ma anche in altri archivi romani, fiorentini, senesi, per quel che ha riguardato le vicende legate ai Bichi Ruspoli, e nel fondo Gualterio della British Library di Londra, dove si conserva il carteggio del cardinale Filippo Antonio Gualterio, figura chiave per l'affermazione alla corte di Papa Albani di Francesco Maria Ruspoli e figura determinante nelle vicende legate all'occupazione di Ferrara da parte delle truppe imperiali nel 1708 e a cui si legano una serie importantissima di committenze di casa Ruspoli, sia musicali che artistiche, e che culminano con il famoso oratorio della Resurrezione di Handel dedicato a Gualterio e che segna sicuramente l'omaggio più alto offerto da Francesco Maria a Papa Albani, che l'anno seguente, nel 1709, lo ricompensa con l'onorificenza del titolo di Principe di Cerveteri sul feudo posseduto nel Lazio, e che culmina anche con una serie di riconoscimenti offerti a Francesco Maria anche in virtù di fatto dell'aiuto militare prestato al Papa con l'invio del reggimento Ruspoli e con il dono di questo magnifico brigantino a due alberi intagliato da Cesare Bracci, donato alla flotta pontificia e presentato al Papa nel porto di Civitavecchia, dove per l'occasione si tenne un grandioso concerto sull'acqua ideato da Handel. Il 1709 è quindi un anno fondamentale nella storia dell'affermazione dei Ruspoli a Roma, il momento di questa ascesa continua dagli anni 30 del Cinquecento che tocca il suo vertice nei primi anni del Settecento, in particolare proprio negli anni del pontificato Albani. Nel 21 Francesco Maria diventa principe romano per proseguire inarrestabile poi per tutto il secolo. Il libro, dicevo, ha avuto una lunga ricerca archivistica e ho lavorato sempre negli archivi familiari, soprattutto romani, e devo dire che l'archivio Ruspoli è in questo senso, come dire, un archivio modello, sia per la quantità di documenti che coprono in maniera organica un arco cronologico molto vasto che va dal XIII secolo alla metà del Novecento, ma sia soprattutto per il tipo di documenti che hanno consentito di ricostruire in ogni dettaglio la storia della famiglia e delle sue commissioni artistiche sia a Roma che nei feudi di Cerveteri, Vignanello e Riano. Una mole vastissima di documenti dalla quale, come sempre in questi casi, si rischia di essere sopraffatti, documenti dei quali è poi ovviamente necessario offrire una rilettura per poter raccontare una storia e dei quali, laddove possibile, è poi necessario anche fornire un'immagine per ridare un volto a tutte quelle opere, sculture, dipinti, cicli di affreschi, straordinari oggetti d'arredo che sono menzionati nei documenti. In questo senso
Penso ovviamente al lavoro svolto sugli inventari per la collezione, alle opere rintracciate nelle collezioni e nei musei stranieri, per esempio il bellissimo busto in bronzo dorato di Bartolomeo Ruspoli all'ACMA di Los Angeles, che è stato possibile ricondurre alla mano di Filippo Carcani e di cui è stata ricostruita tutta l'esecuzione e le sue fasi di elaborazione. Penso anche ai due bellissimi dipinti di Giuseppe Bartolomeo Chiari, il bagno di Bezzabè al Metropolitan Museum e la Susanne Vecchioni alle Walters Art Gallery di Baltimora, ma penso anche invece a tutte quelle opere ancora perfettamente al loro posto nelle piccole chiese di campagna, per esempio a Vignanello o al Procoglio di Riano in una proprietà oggi Boncompagni Ludovisi. Documenti che sono stati quindi fondamentali per la ricerca artistica, ma che lo sono stati anche per poter tracciare e delineare le biografie degli artisti, dei committenti e soprattutto dei rapporti tra di loro. E in questo senso devo dire che i carteggi, non sempre di facile ritrovamento, sono stati fondamentali, quello Gualterio di Londra, ma anche quello a tratti commovente di Bartolomeo, il secondo marchese Ruspoli, con la famiglia di sua moglie Camilla Sacrati. E penso poi però soprattutto al carteggio tra Francesco Maria Ruspoli e il suo pittore factotum Francesco Corallo, di cui è in pubblicazione la versione integrale, ma di cui si dà ampio conto nel libro, che ha permesso di poter attribuire sì, molte opere, ma soprattutto di capire poi il suo ruolo alla corte di Francesco Maria, di cui era artista provvisionato, e soprattutto di capire il funzionamento di questa sua bottega della quale lui era a capo, una vera e propria impresa, una squadra che arrivava a far lavorare insieme anche un massimo di 40 persone con maestranze diverse che assolvevano in maniera molto veloce alle richieste di fatto di una committenza che voleva riammodernare velocemente i propri palazzi. Altrettanto fondamentali per la ricostruzione delle biografie, per certi versi sorprendenti, che animano il libro, sono stati i disegni anche più privati, per esempio penso al disegno con un magnifico vezzo di perle di Girolamo Bichi, ritrovato nell'archivio Bichi Ruspoli di Siena, che insieme alle carte sulla causa legale intorno a gioielli ha poi permesso di chiarire anche una serie di vicende invece romane fondamentali per gli anni 1704-5, determinanti proprio per l'ascesa di Francesco Maria. Altrettanto importanti sono stati i disegni e per certi versi anche inaspettatamente. Penso non solo ovviamente ai disegni preparatori per progetti architettonici, per l'elaborazione dei dipinti e quindi ovviamente i disegni bellissimi di Carlo Marchionni a Würzburg per l'allestimento del piano nobile di Palazzo Al Corso a metà Settecento, o i disegni di Düsseldorf preparatori per il grande quadro di Benefial con Giacinta Marescotti nella Cappella Ruspoli di San Lorenzo in Lucina. Ma penso soprattutto alle caricature che, come sempre, offrono uno sguardo molto più presente, tagliente dei personaggi e che sono emerse nel corso della ricerca, da quella di Carlo Maratta al British Museum che ci restituisce l'immagine di Carlo Antonio Galliani, questo mercante collezionista con una importante bottega al Corso, da cui provengono i 400 dipinti acquistati da Francesco Maria nel 1703,
caricatura che svela anche il soprannome con cui il Galliani è spesso ricordato, Carlo Antonio degli occhiali, per via dei grandi occhiali posati sul naso. Ma poi penso soprattutto alle caricature di Marchionni, a quelle del Rossiano della Biblioteca Apostolica, a quelle dei due magnifici album del Museo di Roma, in cui Marchionni, che è architetto di Casa Ruspoli tra il 35 e il 50, passa praticamente in rassegna tutti i personaggi del cantiere, dai maestri di casa, quindi da Fabio Rosa a Matteo Mariotti, ai giardinieri, all'abate Fioretti, cappellano del principe, sino ai due pittori, Benefial e Placido Costanzi, entrambi attivi nel cantiere al Corso. Il libro ha voluto quindi, diciamo, ricostruire attraverso un osservatorio privilegiato che è quello delle arti e del mecenatismo artistico e musicale, l'ascesa di questa famiglia a Roma, che arriva appunto da Firenze nel 1527, fino alla fine dell'Ottocento, quando si chiude, per poi però riaprire una nuova stagione, un periodo straordinario di committenze artistiche che vedono i Ruspoli impegnati su più fronti, dal collezionismo alle arti decorative, dai cantieri dei feudi ai cantieri pittorici avviati nei palazzi abitati a Roma, quindi dalla Rascelli a Palazzo Bonelli fino al Palazzo al Corso. Il libro sui Ruspoli è talmente fitto di notizie e ben documentato che si può tranquillamente dichiarare che per l'autrice rappresenti la ricerca di una vita. Proverò a dipanarne le fila iniziando con una constatazione fatta in questo periodo di clausura. Tra i vari libri della mia casa, in questi mesi continuamente consultati, è venuto fuori un volume edito nel 1995 dal titolo Le ville a Roma, nel quale ci si sofferma su Villa Ruspoli, situata tra la Mostra dell'Acqua Paola e l'Accademia di Spagna, su cui è riportata la notizia che, secondo alcuni, l'architetto Carlo Marchionni, nella seconda metà del Settecento, progettò per questa villa una fontana in termine di un berceau che non fu mai realizzata. Ho subito contattato l'autrice per informarla che tale fontana si trovava invece in Palazzo Ruspoli, già Ruccellai Caetani al Corso. Al che lei mi ha risposto che la riteneva una cosa impossibile, dato che in quel luogo giardini non ve ne erano. Sfogliando il libro della Cola, ecco che immediatamente si trova la notizia che nel luglio 1750, al termine dei lavori degli appartamenti alla Moderna commissionati da Alessandro Ruspoli nel Palazzo al Corso, si avviava la sistemazione del grande giardino pieno di aranci che ospitava statue dell'Algardi poi vendute al Vaticano e che riempiva un intero isolato fino alla piazza di San Lorenzo in Lucina. I lavori del giardino si conclusero un anno dopo con la commissione di una nuova fontana realizzata da Tommaso Righi. Tuttavia esistono i disegni di Carlo Marchionni che del cantiere diresse i lavori a partire dal 1741 per una fontana al termine di un berceau in una loggia del palazzo non eseguita per economia. Disegni appartenenti alla Fondazione Torlonia, tuttora inediti, che appariranno nel numero 36 del Settecento Romano in fase di stampa. Naturalmente la Cola conosceva benissimo la villa del principe Eugenio Ruspoli di Poggio Suasa, dalla quale siamo partiti, esclusa però da questo suo vero e proprio omaggio alla famiglia, in quanto appartenente a un loro tardo discendente di origine spagnola. Dopo questa premessa entriamo nel vivo del libro. Data la capillare indagine condotta, è il caso di riassumere i tratti salienti della famiglia, i suoi più importanti personaggi e i responsabili delle imprese principali, forse partendo proprio da due loro tombe.
La prima, l'apparato effimero per Bartolomeo Ruspoli, ideato da Giovan Battista Contini per le sue esequie in Santa Maria in Vallicella. La seconda, del cardinale Bartolomeo nella chiesa dei Cappuccini, di cui esiste solo il progetto, firmate rispettivamente da Giovanni Battista Contini e da Carlo Marchionni. I Ruspoli si distinguono per la loro fedeltà agli artisti operanti nelle loro residenze e sono questi due architetti, attorno ai quali ruotano collaboratori e maestranze, i principali responsabili delle loro opere. In base a questa constatazione si potrebbero individuare due fasi. La prima vede all'opera Contini, che nel 1682 realizza i disegni dell'altare della Madonna delle Grazie nell'oratorio di San Marco, conservati nell'archivio storico di Venezia, cui è contemporaneo l'allestimento alla moderna del Palazzo Allaraceli acquisito dai Fani, dove lavora Luigi Garzi fino al suo definitivo compimento nel 1684, e ancora la costruzione della cappella nella chiesa dei Santi Venanzio e Ansuino, in cui di nuovo incontriamo Garzi con Agostino Masucci. I pittori maratteschi sono estremamente favoriti in casa Ruspoli, anche se Garzi è in fondo un maratesco sui generis, in quanto risente anche della lezione di Andrea Sacchi e delle correnti classiciste italiane, francesi e fiamminghe. Lo dimostra per esempio nella raccolta di Francesco Maria, l'autentico protagonista della famiglia, il cui inventario non per niente è stato stilato da Marco Benefial alla morte del principe nel 1731, la presenza di Giuseppe Chiari accanto ai paesaggi e alle scene di genere, spesso di artisti nordici che costituivano i cardini della collezione. Si potrebbe citare a questo proposito il noto dipinto dell'orizzonte, l'arrivo a Vignanello dei principi Ruspoli del 1722-1725, dove i gruppi figurati sono da ascriversi a Placido Costanzi se non ad Antonio Amorosi. È presente in questa importante quadreria anche Michelangelo Ricciolini, del quale è nota la formula parodistica quasi battuta d'opera all'italiana: crescete più qui, calate più là, più scuro qua giù, più chiaro lassù, con cui il pittore romano criticava in fondo il semplicistico insegnamento degli estremi continuatori del cortonismo. A lui si deve, fra l'altro, uno dei dipinti per la canonizzazione di Giacinta Marescotti, la santa di famiglia. Ricciolini lavora a più riprese con Francesco Corallo, Domenico Paradisi, braccio destro del principe, sia in Palazzo Bonelli sia nel Palazzo Ruspoli, e Niccolò Stanchi, equipe presente appunto anche nel Palazzo ai Santi Apostoli. Alle dipendenze del Corallo, importantissima figura di decoratore, allestitore e scenografo, era anche Antonio Colli, che aveva appreso l'arte degli studi prospettici da Andrea Pozzo, e lo era Michelangelo Cerruti, fra gli artisti più amati da Francesco Maria, per il quale egli lavorò senza interruzione dal 1706 al 1731, occupandosi della decorazione nel Palazzo al Corso e dei dipinti per le scene degli apparati musicali, fra i quali il grande quadro per l'oratorio della Resurrezione di Handel nel 1708, e realizzando anche grandi composizioni destinate alle chiese dei feudi di Riano, Cerveteri e Vignanello. Fra esse la chiesetta di Sutano, dove coppie di colonne lisce dipinte in finto pavonazzetto e sormontate da timpani mistilinei inquadrano pale d'altare, anch'esse finte, in un gioco prospettico che invia la vera attitudine di Francesco Corallo. A lui fu affidato il nuovo allestimento del castello, i restauri e l'arredamento, seguendo e controllando gli artigiani assoldati dal Marchese. La prima volta che compare Marchionni, segnando la seconda grande fase delle imprese costruttive ruspogliane,
e appunto a Vignanello nel 1735 per effettuare lavori nel campanile della collegiata vicino al castello. Pochi anni dopo, nel 1738, lo troviamo a Riano per controllare i lavori nel palazzo baronale, dove Giovan Battista Gazzale aveva dapprima coadiuvato Contini fino all'arrivo del celebre architetto romano. Gazzale, insieme a Filippo Barigioni, era del resto subentrato al più anziano architetto Contini nella direzione dei lavori del Palazzo al Corso fra il 1727 e il 1730. A Riano, Marchionni riedifica la piccola chiesa di San Carlo al Procoio Vecchio, quindi nell'anno successivo è a Cerveteri, chiamato dal cardinale Bartolomeo a dirigere una serie di lavori idraulici. Nel 1740, divenuto architetto di casa, egli si occupò, insieme a Fabio Rosa e aiutato da Giuseppe Silvestri, del nuovo appartamento alla moderna del Palazzo al Corso, il quale, come giustamente osserva Cola, dovette essere fondamentale per l'elaborazione di un nuovo stile decorativo rappresentato in maniera esemplare in Villa Albani. Purtroppo dell'appartamento, smantellato nella prima metà del Novecento, non restano che disegni, tra cui quello meraviglioso della Fondazione Torlonia, dove l'architetto e Fabio Rosa si consultano su come decorare un pannello murale, e un altro raffigurante porta di rimessa per il principe Ruspoli con alcuni serragli. Entrambi inediti sono un vero concentrato dell'abilità disegnativa del Marchionni, che supera di gran lungo le sue doti di architetto. In questo stesso palazzo, già Rucellai Caetani, è interessante soffermarsi sull'appartamento di Francesco del 1782-1783. Esso segna la terza ripresa dei lavori dopo quella del 1715-1716 e del 1741-1750, interessando cinque sale dell'appartamento di via Fontanella Borghese, dove lavorano sotto la direzione del messinese Luigi Baldi, Tommaso Sciacca, Paolo Angeletti e soprattutto Giuseppe Cades, interprete delle nuove stanze pittoriche europee. Affiancati da ornatisti quali Paolo Panci e Luigi Baldi e dal doratore Ignazio Masucci, di stile neoclassico per eccellenza si ammirano soprattutto le decorazioni grottesche di Luigi Baldi, che inserisce nel gioco leggero dei girali da canto aquile reggicorona, figure alate e cammei di misure diverse, il tutto sui toni del rosso e del blu, incorniciando sapientemente nel gabinetto nobile la tela di Giuseppe Cades, che rappresenta Venere che piange la morte di Adone. Il dipinto costituisce un nodo fondamentale dell'attività del pittore, che al termine dei lavori di Palazzo Ruspoli si affermava come uno dei più richiesti delle famiglie dell'aristocrazia romana, quali gli Albani, i Borghese e i Chigi. Così si chiude questa importante pubblicazione di Maria Celeste Cola, che permette di seguire le vicende umane e sociali di un'importante famiglia toscana, giunta a Roma nel 1527, che, avvalendosi di architetti, pittori e scultori accuratamente scelti, ha contribuito alla nascita della cultura barocca e alla diffusione dello stile romano in Europa. Come studioso di storia e cose musicali, vorrei ringraziare Maria Celeste Cola e l'Accademia di San Luca per aver pensato di invitarmi a presentare il volume I Ruspoli. Non è frequente che si creino opportunità come questa di scambi tra discipline che pure hanno molto in comune, nonostante le ovvie specificità. D'altra parte, questa opportunità non viene a caso, ma è suscitata dallo stesso soggetto del volume e in particolare da una personalità di spicco nella storia plurisecolare dei Ruspoli, che è il principe Francesco Maria,
che vive tra la fine del 600 e i primi 30 anni del secolo successivo. Francesco Maria è ben noto alla storia della musica per il suo mecenatismo, che in questo campo ha favorito grandi nomi del Settecento musicale, quali Georg Friedrich Händel, Antonio Caldara, Alessandro Scarlatti ed altri ancora, in un periodo in cui Roma è davvero un punto di riferimento per la musica in tutta Europa. Sul mecenatismo musicale di Francesco Maria c'è un'ampia bibliografia, in particolare per i suoi rapporti con Händel. A questo riguardo l'autrice di riferimento è Ursula Kirkendale, che ha scoperto quasi tutto quello che c'è da sapere sull'argomento in quasi 50 anni di ricerche, dagli anni 60 all'inizio del nuovo secolo. In particolare a lei si deve il riconoscimento dell'importanza del periodo romano del giovane Händel. Poco più che ventenne, e della centralità del ruolo di Francesco Maria Ruspoli nel promuoverne il soggiorno romano stesso, oltre che in generale nel panorama culturale della città. Le ricerche di Ursula Kirkendale, di estrema importanza per la storia musicale, sono state prima pubblicate in inglese e finalmente ne ho potuto curare un'edizione italiana aggiornata insieme al marito Warren, pubblicata postuma nel 2017 per Libreria Musicale Italiana, con l'emblematico titolo di Georg Friedrich Händel, Francesco Maria Ruspoli e Roma. La copertina riproduce un dettaglio di un dipinto di Alessandro Piazza, legato ad un importante evento del 1708, di cui è protagonista il Ruspoli. La partenza da Piazza Santi Apostoli, davanti Palazzo Bonelli, sua residenza all'epoca, di un reggimento allestito da lui stesso per la difesa dei confini nord dello Stato dalle pretese imperiali, cosa che gli meriterà poi il titolo di principe l'anno dopo. È Ursula Kirkendale che ha identificato in una figura in veste dorata davanti a Palazzo Bonelli la prima raffigurazione pervenuta e l'unica romana di Händel, come riporta anche Cola nel suo volume e come appunto si vede nel volume della Kirkendale. Una diretta conseguenza delle ricerche della Kirkendale è stata la nascita nel 2009 del concorso internazionale di musica barocca e studi musicologici Principe Francesco Maria Ruspoli, voluto per il Centro Santa Giacinta Valescotti da Donna Giada Ruspoli, discendente in linea diretta da Francesco Maria. Il concorso si tiene ogni anno presso il Castello di Vignanello, ancora oggi residenza Ruspoli, e dalla sezione musicologica del concorso sono scaturiti un premio speciale rivolto all'America Latina, particolarmente desiderato da Donna Giada Ruspoli, che vive in Brasile da 40 anni, e soprattutto le serie editoriali musicologiche Miscellanea Ruspoli, Quaderni Ruspoli e Saggi Ruspoli. Come direttore del concorso, nella celebrazione del decennale nel 2018, ho avuto poi il piacere di coordinare un convegno specialmente dedicato a Francesco Maria, con la gradita presenza, tra gli altri, di Maria Celeste Cola, con la quale si è quindi avviato un dialogo piuttosto significativo. La mia presenza qui oggi non giunge quindi a caso. Relativamente agli anni di Francesco Maria, cui il volume dedica i capitoli dal 4 al 7 e buona parte dei capitoli 8 e 9, quasi metà del volume, che, come vediamo, è veramente voluminoso. Relativamente a questi anni, e dicevo, Cola riporta numerose informazioni sul suo mecenatismo musicale, raccolte per lo più nella bibliografia esistente, musicologica, piuttosto ricca. Ed è spesso illuminante poterle rileggere nel contesto più ampio del mecenatismo artistico del Ruspoli.
Qui è necessario fare una precisazione. Negli ultimi decenni si è molto insistito sulle indubbie implicazioni politiche e propagandistiche dell'attività musicale in quest'epoca, fin quasi a rinnegare le valenze culturali ed estetiche che ne facevano incarnazione dei valori dell'umanesimo. Non mi sorprende perciò che anche Cola dia spazio nel suo volume a questa lettura, quando scrive che efficace strumento di propaganda politica e culturale, la musica impose Francesco Maria tra i più raffinati committenti romani della prima metà del Settecento, per la sontuosità degli apparati, la ricchezza dell'orchestra e l'altissimo livello qualitativo degli strumenti descritti negli inventari della casa. Se questo giudizio è assolutamente condivisibile, ci pare in realtà ingiusto se con la politica e la propaganda si volesse esaurire il discorso sul ruolo del mecenatismo musicale nella vita di Francesco Maria e della Roma del tempo. D'altra parte, è la stessa Cola a permetterci una valutazione di diverso ordine, con cui rende un ottimo servizio alla storia musicale e fa del suo volume uno strumento indispensabile anche per gli studi musicologici. Gli studi musicali, come già detto, si sono concentrati finora all'interno della storia dei Ruspoli sulla figura di Francesco Maria, data l'importanza dei compositori lui vicini, ed hanno perciò trattato in maniera marginale le personalità della famiglia che lo hanno preceduto e succeduto. Finalmente il volume di Cola ci permette invece di ampliare lo sguardo verso le ascendenze familiari di Francesco Maria grazie al taglio storiografico di lungo periodo che copre ben tre secoli e oltre, cosa assai rara oggigiorno. Degli antenati di Francesco Maria sono ricostruite le vicende che fanno da sfondo ai loro interessi e alle loro iniziative in campo artistico, ivi inclusa la musica. Se parte delle informazioni riportate sono già note, è fondamentale però il fatto di averle raccolte in un unico percorso narrativo che permette quindi facilmente di scorrere la storia su una durata più ampia. Ecco allora che appare come l'interesse di Francesco Maria per la musica venga da lontano, da almeno un secolo prima, fino da quando l'antenato Orazio Ruspoli sposa nel 1594 Felice De Cavalieri, nipote di Emilio De Cavalieri, nobile romano vicino ai Medici di Firenze e compositore riconosciuto come personalità chiave nella nascita del teatro musicale, con la rappresentazione di Anima e Corpo data nel 1600 alla Vallicella. Come scrive Cola, è lo zio Emilio che trasmette l'amore per la musica e le lettere a Felice, un bagaglio che, insieme alla sua ricca dote, entrerà con lei nella storia dei Ruspoli per restarvi, fino a Francesco Maria e oltre. Il riferimento alla Vallicella non è occasionale. Ai padri filippini, Orazio Ruspoli aveva voluto richiedere una cappella già nel 1589, come riporta Cola. Certamente sono anche le comuni origini fiorentine ad accostare la famiglia al santo Filippo Neri e alla nuova chiesa che ne ospitò l'ordine, come ancora una volta ci dice l'autrice. E bisogna qui ricordare che proprio la chiesa dei Filippini fu il punto di partenza di quella speciale forma di teatro musicale su temi religiosi o morali, conosciuta in seguito come oratorio, cui la famiglia Ruspoli, così come i Marescotti, sarà sempre vicino fino ad arrivare a Francesco Maria, al cui mecenatismo si deve se Handel poté scrivere a Roma i suoi primi due drammi musicali e religiosi, Il trionfo del tempo e del disinganno del 1707 e La risurrezione dell'anno dopo.
due opere prime assolute. La prima delle due è tra l'altro collegata da Ursula Purkendale ai concorsi dell'Accademia di San Luca. Sulla Resurrezione si soffermano varie pagine del volume di Cola, dato che ci è arrivata ampia documentazione del teatro provvisorio costruito per l'occasione a Palazzo Bonelli, dove risiedeva Francesco Maria. Così come i nomi di Contini per la realizzazione dello stesso e quello di Cerputi per una grande tela dipinta per sovrastare la scena. Un tale interesse per la musica da parte di Orazio e Felice e dei loro discendenti nei Ruspoli e nei Marescotti si traduce dunque anche con l'inclusione della musica nell'educazione. Per cui si può dire che, come ancora mostra Cola, da Felice in poi molti sono i membri della famiglia iniziati alla musica fin da bambini, al punto da poterne poi godere e poterla praticare con un certo grado di competenza e raffinatezza. Assai eloquente è il dipinto di Sebastiano Ceccarini del 1748, pubblicato a pagina 209 del volume. In cui sono ritratti i giovani Marescotti intorno ad un prezioso clavicembalo riccamente lavorato, con uno di loro intento a suonare. Più che le finalità politiche e propagandistiche, è questo quindi quello che può illuminare la particolare raffinatezza di Francesco Maria nelle sue scelte musicali. Fin da quando giovanissimo ospita il francese Haute Terre, come mostrato da Saverio Franchi, poi riconosciuto quale figura chiave nello sviluppo del flauto come strumento solistico, a quando, già affermato nella scena romana, prende presso di sé Handel, giovane di grande talento ma non certo un maestro affermato, e anche quando sceglierà come maestro di cappella Antonio Caldara, che seguirà poi una carriera luminosissima fino alla corte imperiale di Vienna. Non credo che senza una vera competenza ed una sensibilità umana e musicale, una tale capacità di intercettare talenti e promuoverli avrebbe potuto manifestarsi tanto facilmente. E questo illumina certamente in maniera più comprensibile anche la cerchia delle sue amicizie, in particolare con i cardinali Benedetto Panfili e Pietro Ottoboni, entrambi librettisti, musicomani e mecenati a loro volta, ma non per quanto riguarda Handel, come invece si credeva un tempo, dato che il loro contributo all'attività musicale del compositore è estremamente ridotto rispetto alle circa 50 composizioni che Ursula Kirkendale ha potuto ricondurre al mecenatismo di Francesco Maria. A parte le grandi composizioni teatrali, ci sono infatti lavori sacri di notevole pregio e soprattutto serenate e cantate da camera, per lo più ad una voce accompagnata. Handel le produceva per le conversazioni domenicali di Casa Ruspoli o per eventi eccezionali, come la partenza del reggimento di cui si è detto prima, per cui Handel compose il Tebro, o come gli incontri di Arcadia, patrocinati da Ruspoli, per cui Handel avrebbe scritto il suo primo lavoro romano, la lunga cantata Arresta il passo. Il fondo musicale Ruspoli, oggi in Germania, ci rivela poi come a casa Ruspoli si coltivasse anche la musica strumentale, perché nel caso di Handel i documenti siano avari. Ma si sa di sue esibizioni pubbliche e private come organista e cembalista d'eccezione.
D'altra parte, la musica strumentale conosce in quegli anni a Roma una fioritura impressionante, con Corelli, Pasquini ed altri ancora. E la sua portata merita ancora di essere veramente compresa fino in fondo. Corelli, che lavorò peraltro anche per l'Accademia di San Luca, come mostrato da Piperno, prestò in più occasioni la sua opera per le iniziative di Francesco Maria. Diresse, ad esempio, la Resurrezione di Handel a Palazzo Bonelli. E sappiamo adesso che la sua fondamentale opera 5 per violino, che segna il passaggio al vero e proprio violinismo moderno, circolò anche in casa Ruspoli, come da un articolo pubblicato in una delle nostre pubblicazioni, una miscellanea Ruspoli. E possiamo ascoltare adesso un pezzetto di una composizione di Corelli dall'opera 5, dalla sonata numero 5. L'esecuzione è a cura della violinista Amandine Solano, vincitrice del concorso Ruspoli di musica barocca nel 2014. E ha avuto luogo proprio in occasione della premiazione presso il Castello Ruspoli di Vignanello. Grazie al volume di Cola e alla sua prospettiva storiografica di lungo periodo, siamo dunque in grado di leggere questa ricca vita musicale a casa Ruspoli in una prospettiva più ampia, che ne valorizzi anche gli aspetti più propriamente umani e artistici, oltre ai pur indubitabili elementi politici e propagandistici che intervengono certamente in talune scelte e nelle loro tempistiche, come è evidente in molti casi riportati anche nel volume di Cola. In chiusura, ad esemplificare quanto l'elemento artistico sia di per sé da prendere in seria considerazione, per il mecenatismo ruspoliano, voglio proporre un brano da una delle molte cantate da camera scritte per Francesco Maria da Handel. Lungi da me pensier tiranno, nella versione per contralto. Ascoltiamo il brano nell'esecuzione di Dalma Krajniak, vincitrice del concorso Ruspoli di musica barocca nel 2017. Durante uno speciale concerto realizzato in seguito al concorso stesso
alla Habana, a Cuba, sempre nel 2017, per la presentazione di un clavicembalo commissionato all'ottimo cembalaro nostrano Andrea Di Maio dal Centro Studi Santa Giacinta Marescotti e realizzato a Habana ad uso dei locali musicisti del gruppo barocco Ars Longa in collaborazione con altre istituzioni italiane e del luogo. Un dettaglio curioso che fa piacere ricordare è che il coperchio del cembalo riporta un dipinto dello stesso Andrea Di Maio con il castello Ruspoli di Vignanello e paesaggi del Lazio. Ascoltiamo dunque dalla cantata Lungi da me pensier tiranno l'aria Fuggi da questo sen, preceduta dal suo recitativo Ma se amor. Dalma Krajniak, contralto, Luigi Trevisano, clavicembalo, Carolina Rodriguez, violoncello. Vi ringrazio.
sono andata nella casa editrice di De Luca la prima volta e ho visto il libro di Maria Celeste Coverus, L'ascesa di una famiglia a Roma. Sono rimasta davvero colpita, profondamente colpita. Ho subito chiamato Celeste, che è un'amica cara da tanti anni, e gli ho detto: questo è il libro della tua vita, perché noi studiosi possiamo pubblicare tanti articoli, scrivere tanti libri, ma poi c'è un libro che è il libro con la L maiuscola, che in qualche modo corona tutta la nostra attività di studiosi, in cui poi si sommano le esperienze e in qualche modo è un libro che getta luce sul futuro, sulla materia, sul futuro della ricerca di Maria Celeste, ma soprattutto su tutto quello che è il suo passato. E praticamente questo libro è un po' uno specchio di tutte le sue ricerche passate, e io la rivedo proprio lei come carattere. Ci conosciamo così bene che quasi commovente leggere queste pagine, frutto di un lavoro davvero di tantissimi anni, non diciamo quanti. E che cosa ne emerge da questo libro sui Ruspoli? Intanto la sua prima formazione presso l'Università La Sapienza, con la professoressa Elisa De Benedetti, che ha già presentato parte del libro, la sua esperienza con Marcello Fagiolo e Maria Luisa Madonna, i suoi studi sulle feste barocche, sull'architettura, e infine anche un piccolo percorso passato insieme, che è quello a studiare il collezionismo e quello che si chiama, che abbiamo chiamato display of art, che in un certo senso è l'allestimento delle collezioni nei palazzi, uno studio che abbiamo condotto Celeste, io e altri studiosi sotto la guida di Gail Feigenbaum del Getty Research Institute. Tutto questo lavoro è condensato in questo libro monumentale, che non è solo la storia della famiglia Ruspoli, della sua ascesa, del collezionismo, della committenza, dell'acquisizione di potere e di palazzi, ma è veramente un manuale sulla pittura, le arti, l'architettura e la decorazione a cavallo tra 6 e 700. È un po', diciamo, adesso c'è questa mostra a Torino che si chiama Contro il Barocco, Oltre il Barocco, e, diciamo, sono quegli anni che vedono il mutare della cultura artistica, letteraria e filosofica a Roma. Naturalmente qui ci siamo concentrati su Roma, ma nello stesso tempo profondamente radicata sulle basi, ancora addirittura rinascimentali. Questo aspetto così conservatore della cultura romana è messo in luce benissimo in questo libro. Si capisce come ancora nel Settecento i sistemi di affermazione, ascesa e potere di una famiglia seguano più o meno gli stessi identici meccanismi, non dico del Rinascimento, ma addirittura del tardo Medioevo, cioè con una focus sull'aspetto baronale, ancora feudale, dell'acquisizione di terreni tramite le ricchezze, e poi conseguentemente la formazione culturale attraverso l'esibizione, appunto il display della collezione delle proprie, e della propria anche caratura intellettuale, una caratura intellettuale che viene acquisita molto lentamente dalla famiglia Ruspoli anche tramite questi matrimoni fantastici che loro studiano con le famiglie romane più importanti del tempo, prima tra tutte la famiglia Orsini. Si imparentano con gli Orsini e Farnese, quindi subito entrano proprio nel tessuto più profondo della romanità. Quindi questo affresco, diciamo, attraverso un filo che è quello della famiglia Ruspoli, ma che in realtà poi si gira a 360 gradi sulla cultura romana, questo affresco prende le mosse dal 1527, quando il primo capostipite Ruspoli decide di lasciare Firenze e di fare la sua fortuna a Roma, e in un momento tra l'altro tragico, quello del sacco del 27, ma con grande pervicacia sia lui che il suo successore Orazio riescono intanto a sposare molto bene, a acquisire il primo palazzo, che è Palazzo Fani, e a acquisire il feudo di Vignanello. In realtà
la peculiarità forse dei RUSP rispetto ad altre famiglie è quella che non formano subito una collezione di opere d'arte, di dipinti, ma la collezione arriverà molto più tardi. Il loro interesse sembra rivolto sostanzialmente all'architettura, ad acquisire appunto palazzi e al decoro, all'aspetto teatrale, spettacolare e anche un po' effimero della decorazione. E infatti i protagonisti della decorazione di questi palazzi sono decoratori e scenografi, come questo Francesco Corallo che esce fuori così magnificamente ritratto da Maria Celeste, e come davvero il regista dell'estetica Ruspoli, in un certo senso. È lui che chiama gli artisti, prendendoli tutti dai cantieri con cui già collaudati, ed è lui che probabilmente decide anche l'assetto della decorazione. Quindi la peculiarità è questa, ma io adesso vorrei procedere molto velocemente a presentare quali sono i protagonisti di questo libro. L'altro aspetto che mi preme sottolineare è la grande esperienza di Maria Celeste negli studi del collezionismo, la sua capacità straordinaria di muoversi negli archivi, di indagare i documenti, di interrogarli e di dare attenzione davvero ad ogni piccolo particolare. Anche rispetto ad altri studi che sono stati fatti di recente su altre famiglie importanti romane, ben più antiche di quella da Ruspoli, come la famiglia Orsini o i Rondinini, ecco, noi abbiamo adesso il frutto di questi studi, di questi studiosi, la famiglia Rondinini studiata da Loredana Lorenzo e da Giometti, la famiglia Orsini da Adriano Mentola. Adesso abbiamo un libro sui Ruspoli che ci fa capire appunto come in realtà il modello è sempre lo stesso, ma le sfaccettature poi sono molto varie. Io adesso introdurrei molto velocemente i protagonisti della famiglia Ruspoli, dell'ascesa da via dei Banchi Vecchi fino a Palazzo Caetani al Corso, che sono Bartolomeo Ruspoli, ritratto da Ottavio Leoni, peraltro artista che registrava con grande sensibilità le ascese e l'affermarsi degli artisti e di famiglie nella Roma del primo Seicento. Ecco il Palazzo Fani di Ruspoli all'Araceli, voluto da Orazio e soprattutto da Francesco Ruspoli e Marescotti, e la decorazione interna del Palazzo Fani, che viene, come abbiamo detto, coordinata da questo Francesco Corallo, di cui Celeste presto ci darà un libro interamente dedicato, e con questi tavoli meravigliosi e specchiere, tavoli disegnati da Passerini e specchiere realizzate da argentieri famosissimi come questo Spagna, che era l'argentiere davvero della Roma più importante, della Roma del tempo. Qui abbiamo un bellissimo disegno, tra l'altro un altro bellissimo disegno della specchiera è in copertina del libro. Ecco, questo ci chiarisce tutto questo aspetto estremamente decorativo, scenografico, amato dalla famiglia Ruspoli, e in realtà è un aspetto decorativo e scenografico che è anche molto funzionale al continuo aggiornamento del gusto all'ascesa della famiglia. È chiaro che una famiglia in rapida ascesa sceglie opere d'arte che in qualche modo possono essere cambiate, mobili, non a caso oltre alle specchiere e ai tavoli abbiamo carrozze, arazzi su un succhi d'erba, che una produzione veloce e una produzione mobile, atta anche a spostarsi da palazzo in palazzo seguendo appunto questa ascesa. E un altro aspetto interessante è che dopo Palazzo Fani e Araceli, i Ruspoli decidono di andare in affitto a Palazzo Bonelli, quindi anche questo aspetto dell'affitto fa parte proprio di questa continua dinamismo, ecco, l'aspetto dinamico che la famiglia Ruspoli inserisce e che la contraddistingue rispetto alle famiglie di più antica nobiltà.
Per quanto, ecco, qui abbiamo il bellissimo busto di Filippo Carcani di Bartolomeo Ruspoli, un busto, ecco, dal punto di vista dei ritratti invece Ruspoli ci tengono a commissionare busti che ritraggano gli antenati, e questo busto di Filippo Carcani in realtà l'abbiamo visto insieme la prima volta con Celeste al County Museum di Los Angeles. Stavamo passeggiando nel museo e abbiamo detto: eccolo il busto di Ruspoli, ed era in realtà attribuito invece che a Filippo Carcani a Gardini. Quindi è una nuova attribuzione importante, e grazie ai documenti e grazie a tutti questi inventari e registri che Celeste ha potuto opportunamente studiare. Il Palazzo Bonelli in affitto viene aggiornato al nuovo gusto sempre da questa schiera di scenografi e impresari, e anche tra l'altro anche questi maestri di camera che sono figure molto importanti nella regia dell'estetica di questi palazzi Ruspoli. Altri tavoli decorati e per arrivare a un aspetto sul quale vorrei soffermarmi. Ecco, qui abbiamo un dipinto di Francesco Corallo che raffigura la Villa Chigi a Porto, a sottolineare la stretta vicinanza tra questo decoratore e la famiglia Senese. Tra l'altro molti degli artisti che lavorano nei palazzi Ruspoli vengono appunto da questo cantiere, da Vede Cantieri Chigi. E infine dei disegni di cui abbiamo già sentito sicuramente parlare dalla professoressa De Benedetti, di Carlo Marchionni, che in questo caso mi premeva sottolineare l'aspetto, ancora una volta, di decorazione e di scenografia di questo display, che diventa nel Settecento vero e proprio arredo più che affresco o architettura. Qui si tratta proprio di un arredo, di un gusto che cambia costantemente e comincia, diciamo così, proprio una vera e propria moda a entrare nel gusto artistico del tempo. Infine vorrei soffermarmi solo brevemente su Francesco Maria Marescotti, che è chiaramente la figura più importante, anche se da quello che ho letto non mi sembra quella più interessata alla pittura. Paradossalmente forse il più interessato alle arti era Francesco Marescotti, il quale appunto commissiona il busto a Carcani, mentre Francesco Maria mi sembra che delega completamente a intermediari la costituzione di una vera e propria collezione, però la costituisce perché finalmente nel 1700, questo è spiegato benissimo nel libro, con l'elezione al Solio Pontificio di Papa Albani e l'appoggio politico che Francesco Maria dà al Papa, con anche il regalo di un brigantino, che è una storia molto carina che Celeste ricostruisce, e Filippo Maria diventa molto potente, si afferma totalmente a Roma, e a sottolineare questa affermazione incomincia anche la posizione di Palazzo Caetano al Corso. La cosa molto indicativa sempre del procedere dei Ruspoli è che Francesco Maria nel 1703 compra un lotto di ben 400 dipinti, tutti insieme, a un mercante, imprenditore famoso a Roma, soprannominato L'Occhiale, e in questo lotto di 400 dipinti sicuramente Francesco Maria non sta a sottilizzare sulla l'autografia o meno e sul gusto suo, ma in realtà poi c'è un gusto di questi 400 dipinti, hanno diciamo un'omologazione estetica, un gusto si può evincere, che è quello ovviamente precedente agli anni di cui stiamo parlando. Francesco Maria è a cavallo tra 6 e 700 e questi dipinti invece sono lo specchio di un gusto pienamente seicentesco. E qui vedete un bellissimo dipinto conservato all'Art Institute di Chicago con San Francesco, la Madonna e il Bambino di Francesco Albani, un pittore di primo Seicento,
l'altro identificato da Maria Celeste. Maria Celeste è stata bravissima nel identificare alcuni dei dipinti di questo lotto, ripeto, un lotto che si trovava nel commercio, sul mercato, quindi qui stiamo parlando di mercato, non di committenza, ma di vero e proprio mercato del Settecento, un tema che è stato già molto analizzato, anche Celeste cita gli studi di Paolo Cohen, che con questo libro abbiamo ulteriori informazioni molto importanti. Un altro dipinto su cui volevo soffermarmi qualche minuto è questa Penitenza di San Pietro di Giovanni Benedetto Castiglione, di collezione privata, un quadro di cui si conosceva fino adesso solo una foto pessima in bianco e nero e che invece Celeste ha pubblicato in una bellissima riproduzione. E un dipinto che regala un'antica attribuzione addirittura al Baciccio, Giovan Battista Gavulli detto Baciccio, poi correttamente attribuito al Giovan Battista Castiglione detto il Grechetto da Brigstock e successivamente invece attribuito ipoteticamente ad Andrea De Leone da Milan di Petta. L'analisi dei documenti ruspoli dimostra chiaramente che questo è un quadro di Giovanni Benedetto Castiglione, è un quadro peraltro del proprio molto molto bello e molto significativo del periodo in cui il Castiglione Grechetto arriva a Roma e conosce, ha un impatto enorme su di lui la pittura di Nicolas Poussin ed anche, e questo forse il quadro più meglio lo dimostra, anche la pittura di paesaggio, in particolare quella vicina a Poussin, di questo misterioso maestro della Betulla che molto probabilmente è Gaspardo Ghe giovane. Quindi un testo davvero straordinario questo del San Pietro, su cui peraltro due miei allievi hanno trovato ulteriori documenti che fanno risalire probabilmente la committenza a un membro della Fraternità dei Bergamaschi. Si tratta di Francesco Rotatori e Kelly Galvagni, che presto pubblicheranno questi ulteriori documenti. Quindi diciamo, questo lo volevo specificare per capire quanto poi un libro così denso come quello di Maria Celeste sia non solo il punto di arrivo di tanti anni di studi, ma anche un punto di partenza per tanti giovani studiosi che potranno trovare nuovo materiale per andare avanti. E un altro dipinto di cui purtroppo invece questa volta esiste una brutta foto in bianco e nero della collezione Ruspoli è questo grandissimo Tela di Gaspard Duguay, un'opera che rivela a mio avviso forse anche il gusto di questo Francesco Maria Mariscotti, in qualche modo si può evincere da questo, cioè ma Francesco Maria Mariscotti non amava particolarmente la pittura, ma adorava la musica e il teatro. Non è un caso che tutti questi dipinti abbiano una preponderanza di pittura di paesaggio, perché il paesaggio tra la metà del Seicento e i primi del Settecento viene spesso associato alla musica e al teatro, soprattutto nell'Arcadia, in cui Francesco Maria Mariscotti era un membro illustre, e quindi in particolare queste tele di Duguay hanno proprio un aspetto scenografico straordinario, non ci sono quasi figure, c'è questo paesaggio desertico che predomina, ripeto, con grandissime commisure molto imponenti. E ancora un altro pittore molto caro alla cultura dell'Arcadia e alla cultura del paesaggio settecentesca, protetto sia da Francesco Maria ma soprattutto dal suo successore Alessandro, è Franz van Bleemen, che lavorerà nell'ultimo palazzo, il palazzo Caetani al Corso, per volere di Alessandro, e in una straordinaria infilata di stanze completamente dedicate alla pittura di paesaggio di marine che purtroppo, questo è davvero una perdita grandissima, sono andate molto in testa. Abbiamo avuto
un straordinario testo di gusto settecentesco, ancora legato, ripeto, alla lettura tardo seicentesca e all'Arcadia. E con questo io concludo la mia così rapidissima carrellata su questo libro, ripeto, che ha talmente tante sfaccettature da poter essere letto e riletto, sempre qualche nuova notizia esce fuori, un apparato di note e una bibliografia anche davvero utilissime, ripeto, anche per i giovani che si avventurano nello studio della pittura, della scultura, dell'architettura del Settecento. E c'è in questo libro tutto anche il carattere di Celeste, che unisce una sensibilità a tutti gli aspetti delle arti, dalla musica alla pittura all'architettura, a un pragmatismo di fondo che proprio è il filo rosso di questo libro. Si sente, diciamo così, lo slancio e nello stesso tempo il sorrisetto ironico di Celeste, che dice sì, però questa famiglia alla fine si afferma a Roma con i soldi e poi, diciamo, si dà un'imbellettata veloce e con arguzia e intraprendenza. Insomma, c'è l'ammirazione per l'aspetto imprenditoriale della famiglia Ruspoli e anche una piccola ironia per il loro gusto nei confronti della pittura, che tuttavia, ripeto, fu grande, forse non direttamente per i Ruspoli, forse grazie a qualche buon consigliere, tra cui sicuramente spicca Marchionni, l'architetto decoratore del Palazzo al Corso, e poi spicca un altro consigliere che ci riconduce a questo luogo che siamo noi oggi, cioè Fabio Rosa, che è un lontano parente del mio amato Salvatore Rosa ed è mercante, faccendiere, attivo nella corte romana, molto amico di Placido Costanzi e anche di Marchionne, che ha lasciato all'Accademia di San Luca una grandissima nucleo di dipinti. Quindi, diciamo così, abbiamo chiuso il cerchio. Grazie, e grazie soprattutto a Maria Celeste e complimenti all'editore De Luca. Buongiorno, ringrazio l'Accademia di San Luca e Francesco Moschini, che ci ha invitato oggi a presentare il libro di Maria Celeste Cola, I Ruspoli, l'ascesa di una famiglia a Roma e la creazione artistica tra barocco e neoclassico, per i tipi dell'editore romano De Luca. Questo libro, uscito già da qualche tempo, è una summa degli studi di Maria Celeste Cola sulla famiglia Ruspoli nei secoli. Argomento del suo dottorato, questo studio è stato elaborato dalla studiosa nella forma di una grande storia corale sulla famiglia e sul suo ruolo a Roma tra il primo Cinquecento e la metà del Settecento e l'Ottocento. L'argomento è un argomento vastissimo e veramente poco noto. Diversamente dalle altre famiglie romane importanti, papali o non papali, cardinalizie, i Ruspoli non avevano mai avuto degli studi molto approfonditi su tutta la loro storia, per molti versi misteriosa e ancora, diciamo, da scandagliare. Quindi il lavoro di Maria Celeste Cola, che partiva da un interesse soprattutto per le arti decorative e per l'architettura, ma anche per le arti maggiori, anche per la pittura naturalmente e la scultura, ha riunito centinaia e centinaia di documenti per ricostruire con queste centinaia di tasselli la storia della famiglia. La storia della famiglia che obiettivamente è anche la storia di Roma. Una famiglia
oscura toscana che arriva a Roma in condizioni abbastanza complesse, accidentali, pericolose, nell'anno del sacco di Roma, nel 1527, e si pone con la persona di Bartolomeo I, chiamiamolo così, Ruspoli, e si pone al riparo sotto la protezione del grande banchiere Bindo Altoviti, di cui vedete qui lo straordinario bronzo di Benvenuto Cellini all'Isabella Stewart Gardner Museum di Boston. Bindo Altoviti protegge il giovane Bartolomeo, fuggito da Firenze. Bartolomeo si pone al servizio dell'Altoviti proprio con l'interesse e con lo scopo di recuperare molte delle masserizie rubate, sottratte e saccheggiate dai soldati imperiali. Bartolomeo I apre un banco, cioè trasporta il banco Ruspoli di Firenze a Roma, una succursale, e questa succursale è molto successo, e quindi con l'aiuto di Bindo Altoviti Bartolomeo I si afferma nella città eterna. Questa ascesa da fiorentino, se vogliamo, rifugiato a banchiere dell'elite toscana a Roma e l'acquisto di cariche molto prestigiose per i due figli maschi permette a Bartolomeo I di poter vantare diversi privilegi nella nobiltà capitolina. Vogliamo parlare dei figli di Bartolomeo, che scelgono di cambiare anche la sepoltura della famiglia, naturalmente prima ospitata in San Giovanni dei Fiorentini, con l'istituzione di una prestigiosa cappella nuova nella grande chiesa degli Oratoriani di San Filippo Neri, la chiesa della Vallicella, Santa Maria in Vallicella. Santa Maria in Vallicella, di cui vedete qui appunto la cappella Ruspoli, creata dai figli di Bartolomeo I con la straordinaria pala di Domenico Passignano, 1589-1592. Quindi questa nuova sepoltura, questa nuova cappella, nello stile proto-barocco degli Oratoriani, elegantissimo e molto eloquente nella presentazione della pala del Passignano, di un'annunciazione magnifica, piena di ritratti certamente degli stessi Ruspoli, Felice dei Cavalieri mette al mondo il grande fautore delle ricchezze dei Ruspoli, Bartolomeo II, che qui vedete in un ritratto disegnato da Ottavio Leoni. Bartolomeo II è il perfetto gentiluomo, educato magnificamente dalla madre nobile, circondato di molto agio e di molte disponibilità, tutto questo ricostruito da Maria Celeste Cola attraverso lo spoglio dei documenti. Quindi c'è dietro a questa narrazione, a questo racconto, ci sono solide basi documentarie. Maria Celeste Cola scopre, ritrova, analizza, trascrive, commenta i conti della vita di Bartolomeo, la sua affermazione negli affari romani, e quindi questa presenza di Bartolomeo II Ruspoli a Roma, questa attività di finanziere, è un'attività estremamente importante che per un verso aiuta molte famiglie dai nomi altisonanti, ma che aiuta soprattutto se stesso. Con Bartolomeo, Maria Celeste Cola comincia a focalizzarsi, a precisare gli interessi artistici della famiglia, trovando delle pezze d'appoggio interessantissime, parzialmente inedite, sconosciute,
da lei ritrovate nell'archivio Ruspoli e in altri archivi da lei frequentati, come appunto l'episodio del catafalco di Bartolomeo II Ruspoli nella chiesa di Santa Maria in Vallicella. Il nobiluomo aveva chiesto una sepoltura semplicissima di notte, senza sfarzo, senza pompa, con una messa detta appunto di notte a porte chiuse nella chiesa. Il nipote Francesco, erede di questa strabiliante fortuna dello zio, invece costruisce un evento importantissimo, mondano, sacro e artistico all'interno della grande chiesa nella Cappella Ruspoli. E qui volevo leggere un pezzo appunto di questa descrizione dove Maria Celeste Cola comincia ad intessere le notizie archiviali nella narrazione. Quindi scrive l'autrice: come abbiamo visto, altri artisti e artigiani presero parte alla decorazione della struttura lignea che vedete nell'immagine. Tra questi spiccava Francesco Corallo, che debuttava nel suo lungo servizio per Casa Ruspoli. Accanto a lui Ippolito Fortunati, che inargentò sia i quattro luminari sulla sommità degli otto cipressi che tutto il tronco della vite. Silvestro Fedichini, che argentò i quattro candelabri e le fronde dei cipressi. Qui vedete piuttosto il disegno preparatorio di Giovan Battista Contini per l'incisione del Collignone. Disegno ritrovato, identificato da Maria Celeste Cola a Montréal. Vediamo come questa equipe di artisti artigiani composta da Giovan Battista Contini per la decorazione della chiesa e la realizzazione del catafalco del Marchese Bartolomeo era una delle più aggiornate e specializzate nella vasta produzione romana di apparati effimeri e teatrali. E qui va nella descrizione di questi personaggi, di questi artisti artigiani poco noti, spesso poco noti o addirittura sconosciuti, di cui l'autrice ricostruisce delle biografiole nelle corpose note che sono un'enciclopedia, se vogliamo, della storia decorativa di Roma. Con Francesco Marescotti, Ruspoli, quindi con l'erede di Bartolomeo II, i soldi, i denari iniziano ad essere spesi. Marchese, erede, e sua moglie Girolama Bichi, figlia di una grande famiglia senese, nipote e sorella di diversi cardinali, iniziano a decorare, a ridecorare l'austero palazzo Fani, il palazzo dove era vissuto e morto Bartolomeo II, e a trasformarlo in una delle più lussuose residenze dell'Europa del tempo. Siamo intorno al 1682, 83, 84, quando al servizio del marchese Francesco Ruspoli i più grandi mobilieri, indoratori, pittori e architetti lavorano alla ridecorazione del palazzo Fani. Tra questi manufatti voi avete presente i famosi tavoli di Filippo Passerini e di Giovanni Sebastiani che vedete scorrere nelle immagini, famosi per creare un nuovo tipo di mobile d'apparato in legno scolpito e dorato, un nuovo modello che diventa poi famoso in tutta Europa e copiato, un nuovo modello che ispira anche la creazione dei mobili in Francia, per esempio, alla corte di Luigi XIV, e che crea appunto questo nuovo stile maturo barocco insieme a una serie di altre creazioni in materiali diversi come l'argento, come questo straordinario disegno preparatorio ritrovato da Maria Celeste Cola, di un vaso a grandezza naturale, a grandezza umana, d'argento, progettato dal pittore Antonio Gherardi
che aveva assunto la direzione artistica con Giovan Battista Contini, architetto, di questa ristrutturazione. Ecco, questo è l'episodio, è uno degli episodi più importanti, diciamo, delle quali i Ruspoli sono stati protagonisti e sono stati committenti, insieme poi con l'altra stagione del nipote di Francesco, Francesco Maria, il quale poi trasferisce in altri due palazzi principali di Roma, decorandoli anche quelli e ospitando la più grande fioritura delle arti europee, direi, nel Settecento, nella prima metà del Settecento, e anche naturalmente una grande stagione musicale e teatrale di cui ci ha già parlato il professor Giorgio Monari. Nel ringraziarvi resto ammirato di quest'opera, che è una vera fonte per lo studio del Settecento romano.